Andiamo. E tu non vuoi parlare oggi? Vai, vai. Vai, tu, vai. Vai. In questo progetto la formazione è molto importante, no? Da preludio poi ad a sfornare, diciamo così, anche dei talenti, diciamo, in questa che può essere definita come anche una cultura, come anche un'arte. Beh, certo, la nostra NIP Nazionale Italiana Pizzaioli è un'azienda di formazione da quasi 20 anni sul settore, diciamo, del catering, e quindi dell'hotel restaurant catering. Noi svolgiamo corsi di formazione professionali avanzati nel settore della pizzeria, ma non solo, diciamo. Abbiamo anche quello che poi è il settore che seguo personalmente nell'ambito della comunicazione, perché abbiamo pensato di offrire ai nostri collaboratori, quindi ai nostri istruttori della Nazionale Italiana Pizzaioli, anche una formazione personale specifica per migliorare le loro capacità di insegnamento e di condivisione. Quindi seguo la nazionale nella formazione del personale, diciamo, di tutta la struttura degli istruttori, ma soprattutto creo corsi di arte dell'accoglienza e arte della collaborazione nelle aziende. Quindi in questo ambito sono stato invitato in questa realtà che ho trovato già avanzata a livello di formazione, nel senso che è un'azienda molto innovativa, molto giovane, anche perché ha deciso comunque di investire molto sulla formazione. Abbiamo fatto un percorso ieri di formazione proprio specifico sull'apprendimento della comunicazione efficace rivolta al cliente, per poi completare il corso con l'arte dell'accoglienza, quindi un'attenzione dedicata proprio al cliente, quindi non solo il prodotto come parte importante, ma il servizio, quello che poi è il valore dell'azienda, quello che io chiamo un bene che non è riproducibile perché è personale dell'azienda. Questo staff l'ho trovato veramente molto interessante, molto affiatato, e considero chiaramente il team il valore dell'azienda stessa, e su questo l'azienda ha deciso di investire, e su questo noi con le nostre conoscenze abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ecco, il messaggio che si vuole dare anche è che parliamo di un mestiere sempre valido, un mestiere che è emblematico, una fase anche molto difficile sotto il profilo occupazionale, sotto anche il profilo di una formazione che non esiste in altri settori. Beh, bisogna dire che il settore della pizzeria, il settore della ristorazione, possiamo considerarlo come un settore in questo momento in evoluzione, perché grazie anche a queste nuove tipologie di formazione che sono, mettiamo caso, il gourmet, che è poi quello che ci ha portato in questa realtà, sta dando occupazione. Io giro tutta l'Italia, posso dirvi che c'è tanta richiesta anche di personale specializzato nel settore della pizzeria. Bisogna far arrivare alle persone, questo credo che sia poi l'interesse anche di questa azienda, che il pizzaiolo non è una semplice professione, ma è una passione, deve essere considerata come un'arte. Quindi questo bisogna fare arrivare ai giovani, che ancora oggi c'è moltissima richiesta sul territorio. Uno che esce da una scuola di formazione, anche di base, di pizzaiolo, sicuramente può entrare nel mondo del lavoro già con delle conoscenze, perché la formazione del pizzaiolo non è solo semplicemente pratica, è anche teorica. Unire la teoria, la pratica con il progetto anche della comunicazione, secondo me creerà dei professionisti sicuramente molto molto più preparati sul mercato, e questo chiaramente andrà a risolvere un po' quello che tante volte viene considerata crisi occupazionale, secondo me.